Uno. Via. Ciao a tutti, mi chiamo Eleonora e frequento la classe seconda dell'Istituto Comprensivo Statale 7-2 Guerrino Nicoli di Settimo Torinese e sono qui per presentarvi il lavoro della nostra classe. Abbiamo preso parte ad un progetto del CISV, questa sigla significa Comunità Impegno Servizio Volontario, ed è un'associazione nata nel 1960 che opera in Africa e in America Latina e lotta a favore dei diritti e contro la povertà. Abbiamo scelto come tema Siamo tutti migranti, soprattutto per riflettere sui fatti che stanno accadendo in questi ultimi anni. Tra gli obiettivi principali di questo progetto c'è quello di imparare a non avere paura degli stranieri, anche perché sono persone che fuggono dai loro paesi alla ricerca di condizioni di vita e un futuro migliori per loro e per i loro familiari. I motivi per cui lasciano i loro paesi sono le guerre, le persecuzioni politiche e religiose, la povertà e la minaccia del terrorismo. Abbiamo preparato due carte geografiche, una dell'Italia e un planisfero, su cui abbiamo rappresentato con piccoli post-it i flussi migratori degli italiani nei primi anni del Novecento. Come potete vedere ci sono post-it di tre colori, gialli, arancioni e verdi. I post-it gialli rappresentano i luoghi di nascita dei nostri genitori, i post-it arancioni rappresentano i luoghi di nascita dei nostri nonni e quelli verdi rappresentano i luoghi in cui vivono familiari migrati altrove. Abbiamo quindi notato che anche i nostri familiari in passato si sono spostati dal loro paese di origine, creando flussi migratori interni in Italia, dal sud al nord e da est a ovest, ma anche in paesi extraeuropei. Abbiamo anche trovato un listino prezzi delle imbarcazioni che partono da Genova e arrivano nel nord e sud dell'America nel febbraio e nel marzo del 1923 e la copertina del libro dell'emigrante, che i migranti compravano per imparare la lingua inglese. La ricerca sulla migrazione italiana dall'inizio del Novecento ci ha portato a selezionare delle immagini curiose ma anche rappresentative. Qui ad esempio c'è una foto famosissima che sintetizza lo smarrimento della prima generazione di meridionali a Milano e sullo sfondo c'è il simbolo della ripresa industriale della città, ovvero il Pierellone. Qui invece ci sono degli immigrati italiani al porto di New York, qui una famiglia di immigrati che va via dall'Italia. Su questo cartellone che abbiamo intitolato Storie di vita abbiamo riportato le interviste fatte ai nostri nonni e abbiamo raccolto le loro esperienze da migranti. Molti nonni ci hanno riferito che, a causa di fortissime discriminazioni, hanno avuto difficoltà a trovare casa e lavoro. Ora i miei compagni ne leggeranno alcune. Mi chiamo Saverio, ho 32 anni, sono nato a Maglie in provincia di Lecce. Per andare alla ricerca di un lavoro sono immigrato nel 1936, ovvero il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in Africa, più precisamente in Kenya. Arrivato in Africa nel 1936 ho aperto un'officina con amici e conoscenti. Con l'apertura di questa officina riesco a guadagnare un vasto salario che mando ogni giorno alla mia famiglia. Nel 1939 una bomba distrusse ciò che con il tempo ho aperto, la mia officina. Dopo questo accaduto, nel 1940 divenni un prigioniero dell'esercito nemico. Riesco solo a scappare dalla Seconda Guerra Mondiale solo dopo la sua fine. Infatti, nel 1948, con una chiamata per telefono da Torino da parte di amici e della mia famiglia, riesco a prendere un treno nella stazione keniana. Arrivato a Torino nel 1948, con questa chiamata riesco ad aprire un'altra officina e riesco a incontrare la mia famiglia. Infatti, il primo che mi arrivò incontro fu mio cugino, che mi aiutò a prendere i bagagli e a dirigermi verso casa. Mi chiamo Anna, ho 79 anni e sono originaria di Caserta, in Campania. Mio marito Antonio, anche lui originario di Caserta, andò, partendo dal suo paese, in Francia, a Saint-Denis, nel 1954. Nel 1960 ci sposammo e rimanemmo insieme in Francia fino al 1963, anno in cui, insieme, ci trasferimmo dalla Francia a Torino.
inizialmente da soli, poi rispettivamente nel 1962 e nel 1963 nacquero mia figlia in Francia e mio figlio a Torino. Emigrammo per motivi di lavoro e partimmo col treno. In Francia non trovammo subito casa e stemmo in un hotel affitta camere per italiani. Inizialmente mio marito partì per la Francia perché era venuto a conoscenza del fatto che la Citroën assumeva operai. A Torino trovammo molte difficoltà e anche molte discriminazioni, come la scritta non si affitta ai meridionali. Tutte le estati ritornavamo nel nostro paese di origine. Mi chiamo Lucia, ho 68 anni e abito a Napoli. Sono nata in Sardegna, ad Oristano. Quando ho conosciuto mio marito siamo andati in Calabria e lì ci siamo sposati. Poco dopo siamo venuti per un periodo al nord, precisamente a Rivoli. Siamo arrivati tra il 1964 e il 1965, prima della nascita dei tre figli. Non abbiamo trovato subito casa, abbiamo avuto difficoltà e temporaneamente alloggiavamo da un cugino di mio marito partito tempo prima. Mio marito dopo qualche mese trovò lavoro come muratore, io rimasi casalinga. I primi tempi non conoscevamo nessuno e non eravamo ben accetti perché ci sentivano parlare nel nostro dialetto. Tornammo per qualche tempo in Sardegna per stare vicino ai miei genitori, ma poco dopo ci stabilimmo al nord definitivamente, fino a quando, 17 anni dopo, mio marito morì. Attualmente vivo in provincia di Napoli con il mio nuovo compagno. Mi chiamo Pino, ho 68 anni, dalla Calabria sono venuto a Torino con mia zia e mio cugino. Trovare lavoro è stato difficile, ma la cosa più difficile è stata trovare casa, perché c'erano pregiudizi verso i meridionali, perciò pochi affittavano case ai meridionali. Ogni tanto torniamo in Calabria e ci fa molto piacere. Buongiorno a tutti, mi chiamo Nella. Mio padre è morto a 69 anni. Il motivo per cui è andato via dal paese d'origine a Gerland è per lavoro. Non ha trovato subito lavoro soddisfacente. Prima è andato a lavorare in una cascina, poi al cimitero di Torino e infine alla fabbrica Famitalia. Con i guadagni si è costruito una casa e si è sposato con mia madre. Sono Rodica, ho 38 anni e sono emigrata dalla Romania all'Italia circa nel 2005, ma io e mia figlia ci spostammo solo quando mio marito trovò lavoro circa 6 mesi dopo. Ci appoggiamo al fratello di mio marito, ora emigrato in Inghilterra. I primi tempi stavo solo a casa con mia figlia, non mi trovavo molto a mio agio, non sapendo ancora l'italiano. Mio marito venne sfruttato a lavorare ore in più rispetto al dovuto orario e mia figlia venne presa in giro dai suoi compagni i primi anni delle elementari. Ora, dopo anni, mio marito ha cambiato lavoro, si trova bene e viene incluso nel gruppo lavorativo. Mia figlia va alle medie, non viene più presa in giro, io so parlare l'italiano e mi sento molto meglio in questo nuovo ambiente. Ogni tanto andiamo in Romania nelle vacanze estive per ritrovare nonni, fratelli, cugini e amici di famiglia. Siamo contenti di essere immigrati qui in Italia e infine di essere stati accolti dagli italiani. Mi chiamo Vanna, ho 74 anni, sono nata a Rodi, un'isola della Grecia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando avevo solo 2 anni, dovetti lasciare la Grecia perché il mio papà... era un pilota dell'aeronautica. Doveva andare dove lo destinavano. In Italia andai ad abitare a Torino. Ero piccolina, ma mi ricordo ancora i bombardamenti aerei quando dovevamo rifugiarci negli scantinati. Diventata grande, trovai lavoro come stenodattilografa. Durante un viaggio a Napoli conobbi mio marito Ugo. Ci sposammo e allora cambiai città, cioè Napoli. Purtroppo mio marito perse il lavoro e così per la seconda volta, dovetti emigrare, questa volta al nord. Ricordo ancora, fui discriminata
perché parlavo il dialetto meridionale. Non fu facile ambientarmi al nord. Mi chiamo Antonia e vengo da Bagnara Calabra. Mi sono trasferita insieme alla mia famiglia nel 1968 a Settimo per motivi di lavoro. Avevo solo 9 anni e per mio padre è stato difficile trovare casa. Per discriminazione ai cartelli con scritto non si affittano case meridionali. Trovare lavoro è stato meno difficile e mio padre faceva l'imbianchino. Non ci trovavamo benissimo per varie discriminazioni e difficoltà nel comunicare. I miei fratelli maggiori riuscirono a trovare lavoro nelle grandi aziende come Faci, Spirelli e Fiat. Alcune delle sorelle maggiori si sposarono e io e mia sorella minore continuammo ad andare a scuola in Via Fiume. Dopo la scuola iniziai a lavorare in una fabbrica di penne e qualche tempo dopo mi sposai con mio marito Angelo, anche lui emigrato da Gela in Sicilia. Attualmente lavoro a Panorama e mi trovo molto meglio. Mi chiamo Angelo e sono nato da Vigliano in Basilicata. Mi sono spostato a vivere a Torino per lavoro nel 1962 e ho viaggiato con il treno. Ho lavorato 4 anni nei cantieri come muratore, poi ho trovato facilmente lavoro all'Iveco per 20 anni. Dopo essermi sposato ogni tanto avevo nostalgia di casa, quindi per vacanza ritornavo in Basilicata. Per fortuna non ho mai trovato problemi legati alle discriminazioni. Mi chiamo Renzo, ho 78 anni, emigrai all'età di 10 anni con la mia famiglia che venne in Brasile per motivi di lavoro. Affrontammo il viaggio in nave e dopo essere arrivati a destinazione trovammo facilmente un lavoro senza alcuna discriminazione. Mi chiamo Lilli, ho 60 anni e vengo da Napoli. La mia famiglia è emigrata al nord per cercare uno stile di vita migliore ed un lavoro più proficuo. All'inizio fu difficile trovare una casa per via delle discriminazioni e fu difficile anche ambientarsi nel nuovo posto. Con il passare del tempo, però, le cose cambiarono. Io feci nuove amicizie e i miei genitori si trovarono bene anche sul posto di lavoro. Adesso vivo a Settimo Torinese con mio marito. Mi chiamo Franca, sono emigrata nel 1949 dal Veneto, in un paesino del Bellese. Perché in Veneto c'è la povertà. Sono emigrata nel camper di un vicino con i nostri pochi mobili. Abbiamo venduto la casa a 200.000 lire, ne abbiamo presa una a 150.000. Con i soldi restanti ci siamo mantenuti fino al 1950, dove abbiamo iniziato a lavorare in fabbriche tessili. All'inizio ci siamo trovati male, perché dicevano che andavamo a rubare il pane e che non avevamo diritti, ma poi ci siamo fatti conoscere e le cose sono migliorate. Qualche anno dopo mi sono trasferita a Torino, dove ho incontrato mio marito e ho iniziato a lavorare all'ospedale Molinette. Sono Giuseppe, mi sono trasferito da Palermo a Torino alla fine del 1969 per motivi di lavoro. Successivamente, nel 1972, si trasferì anche mia moglie. Per trasferirci usammo il traghetto e il treno. A Torino ci siamo trovati bene fino ad ora, però all'inizio abbiamo avuto delle discriminazioni perché molti non volevano affittare la casa ai meridionali. Però io, che lavoravo per una signora piemontese, riuscii ad avere una casa e mia moglie anche un lavoro. Poi ci siamo dovuti abituare al dialetto e al clima, perché rispetto a Palermo faceva più freddo. Qualche volta però tornavamo al nostro paese perché non avevamo molte conoscenze e neanche un parente e avevamo nostalgia della nostra città nativa. 8 anni fa ci trasferimmo a Settimo Torinese per stare più vicini ai miei nipoti e ai miei figli. Questa volta però abbiamo fatto subito molte conoscenze. Questo lavoro ci è piaciuto molto perché ci ha fatto riflettere sul tema immigrazione e sul fatto che anche noi in passato siamo stati migranti e continuiamo ancora oggi ad esserlo. Infatti molti italiani lasciano l'Italia, tra questi soprattutto i giovani, per lavoro. I dati ISMO 2013 dicono che nel 2012 ci sono stati 68.000 migranti italiani, nel 2011 40.000 e nel 2010 50.000. Le mete oggi preferite da noi italiani sono Svizzera, Germania, Regno Unito e Francia. Quindi dobbiamo abolire pregiudizi e accogliere coloro che fuggono da guerra e povertà.
Ci ha fatto piacere il vostro ascolto, vi ringraziamo per l'attenzione e siamo contenti di salutarvi.